Dopo le polemiche sul patrocinio comunale prima concesso e poi ritirato, si è svolta oggi a Merano la manifestazione degli Schützen invitati, rappresentanti dei movimenti indipendentisti italiani ed europei. Luigi Grella. I catalani in verde, i fiamminghi in giallo, gli scozzesi ovviamente in kilt, i veneti con le uniformi blu del reggimento d'onore della Serenissima, i toscani col bianco-rosso di una bandiera storica, spiega l'indipendentista Marco Di Bari. La bandiera è originaria dello stemma di Ugo di Toscana, più di 1000 anni, e noi l'abbiamo identificata come primo simbolo della Toscana. Alla festa delle minoranze organizzata a Merano dagli Schützen compare ancora il patrocinio concesso e poi ritirato dal comune quando si è capito che in piazza dell'Arena i capelli piumati avrebbero discusso soprattutto delle strategie per staccarsi dall'Italia. Ma a quel punto i manifesti erano già in stampa. Perso il sostegno delle istituzioni locali, gli organizzatori hanno però incassato quello non meno importante del presidente del Consiglio regionale Veneto, il leghista Roberto Ciambetti. Personalmente trovo che il caso del Tirolo e dei suoi Schützen sia eccezionale, perché rappresenta un vero e proprio esempio davanti al quale abbiamo tutti da imparare. Al netto degli slogan separatisti, l'atmosfera è rimasta quella di una sagra campestre con danze, birra e salamelle, poi tra le cornamuse e gli sbandieratori ha fatto capolino anche la Torre Umana, simbolo identitario dei catalani. Oltre che sulla tradizione, il desiderio di indipendenza fa leva anche sulle opportunità economiche, soprattutto per chi ancora non riesce a trattenere le tasse sul territorio, spiega il veneto Alberto Montagnier. Considerato che il Veneto ha 18 miliardi di avanzo fiscale, ci sarebbero almeno 2 miliardi a favore del comparto agricoltura, che con un effetto moltiplicatore per fondi di garanzia e la possibilità di fare una scontistica e aggredire nuovi mercati, sarebbe un effetto veramente determinante.